scossa? Va bene. Va bene. Eh beh, il finale. Finale. Scossa? Va bene. Scossa. Va molto bene il signor San Giovanni, che è stato, l'avete detto forse ieri, ospite dei Wimbrace di Bebevio, i giochi senza barriere, ed è veramente un bravo pischello. Si vede, sì, proprio si è divertito tanto, eccetera. Poi lo rincontreremo alla festa di Radio DJ. Anzi, spero che venga annunciato da Carlo Conti a questo punto. Sì, a questo punto. Chiamiamo Carlo Conti apposta per annunciarlo sul palco. Carlo, no? Come lo annunceresti? È andato via. Ha fatto, che maleducato, però non è che salutato. Non si fa così, non si fa così. E ora salutiamo Andrea Prevignano. Buongiorno. Come stai? Bene, a queste 7:18 di questo mercoledì mattina. Molto molto bene, pieno di notizie. Secondo me tu sei l'unico del gruppo che ha visto la partita dell'Italia, perché tuo figlio è grande fan comunque grande del calcio. Fan, certo. La moglie lavora, esatto, per cui segue. E quindi... tra l'altro è diventata una rompipalle micidiale, perché dice: hanno posizionato i cartelloni della federazione sbagliati più sulla destra. Basta tutte le volte queste cose. Perché mentre Prevignano segue la parte sportiva, la moglie è quella che segue tutto, cioè, il backstage dietro le quinte. È quella che ti garantisce la pensione, perché qua. Bravissimo. Vabbè, comunque, diciamo, confermi il giudizio Manica de Pippe? Mi sembra di capire. Manica de Pippe. Dopo una trentina di minuti era chiaro. Senti, invece abbiamo un entroneuse di notiziole molto divertenti, legate anche in maniera collaterale al mondo sportivo, del calcio, sì, esatto. E agli incontri. Beh, uno sicuramente molto bello, romantico, è il Sharawi che incontra il suo vecchio allenatore. Non so se avete visto il video, bellissimo. Sì, a Savona, a Legino. Sì, bellissimo, veramente il suo primo allenatore che si commuove. Si commuove perché vede un pulcino che aveva in campo e che è diventato un campione. Bellissimo, incontro bellissimo. Anche il Sharawi, secondo me, come San Giovanni, è un bravo pischello. È un bravo ragazzo. È un bravo pischello. E chi altro? Quali altri incontri? Quali anche di altri incontri parliamo? Hashtag incontri oggi. Incontri, c'è la notizia del Red Hot Chili Peppers. Incontrerà i Red Hot Chili Peppers, li vedrà semplicemente dal vivo. Si tratta del caso di questa famiglia della provincia di Macerata, dove fanno le olive ascolane. Le fanno tutti le olive ascolane. Più di 2 anni fa avevano comprato dei biglietti per una data estiva nel 2020. Dei loro beniamini, Red Hot Chili Peppers, perché la bambina è super appassionata di Anthony Kiedis. Ma va. Sì, quindi ascolta anche le travisate e sa quello che fa Anthony Kiedis. Però perdonami, Previ, 2 anni fa la bambina aveva 6 anni. Esatto, però, e sarebbe entrata gratuitamente insieme alla mamma. Poi è arrivata la pandemia, il concerto è stato rinviato. Lei non si è fermata nella crescita e quindi è diventata una ragazzina di 8 anni. Sabato 18 giugno suoneranno alla Visarno Arena a Firenze, e quindi l'occasione per andare, ma la bambina ormai ha 8 anni e quindi deve pagare il biglietto, ma il biglietto non si trova più. La mamma avrebbe anche pagato il biglietto, però quindi come si fa? Ha contattato il call center di Ticket One, Firenze Rocks, la Visarno Arena, Virgin Radio, che è partner della cosa, hanno cercato un po' di aiutarla tutti, ma non sono riusciti, perché effettivamente la bambina deve pagare il biglietto. Si è rivolta a Secondary Ticket, che gli ha dato un'ammazzata micidiale, eccetera. E poi alla fin fine il caso è diventato social e Live Nation ha letto la cosa e hanno detto: va bene, allora il biglietto te lo troviamo noi. Devono farglielo pagare comunque per non creare un precedente. Un precedente, certo, perché sennò è difficile. Però bravi gli amici di Live Nation. Sono stati molto Poi c'è qualcun altro che incontra qualche altra cosa, e parliamo di Kim Kardashian, il vestito di Marilyn. È un incontro, è il classico incontro di quella cosa, è successo a tutti, che tu ritrovi un vestito che magari hai messo 10 anni fa. Bello! Questo me lo pantaloni mi sta ancora. Difatti, io credo che il vestito di Marilyn non era contento di incontrare Kim. Anche se onesto, io ho rimesso, e siete testimoni voi, la felpa del liceo una volta a Livigno d'estate. No, non guarda che è così, la felpa del liceo mi sta. Ma la felpa sta bene sempre, cioè non è che. Ma bisogna entrarci, però. Anche perché l'avevo comprata 52 all'epoca. Perché andava larga. A me starebbero larghi tutti i giacchetti comprati dai miei genitori, che da piccolo compravano cose enormi. Io ho delle magliette di 2 settimane fa che non mi entrano. Sì, ma di quanto dobbiamo parlare, Previ. C'è un altro errore che sicuramente è successo anche a qualcun altro, che è quello di innamorarsi di un vestito magari a sconto e di dire: lo compro.
poi dimagrisco. Io ho un vestito bellissimo, ho messo in un'occasione particolare, mia moglie mi ha detto: scommetto 50 euro che ti si strappano sul culo. Mi premiarono in quell'occasione, vince Gabriele Corsi, eccolo, strappato. Sì, proprio ceduto, mentre salivo le scale, ho fatto anche il gesto, però, ma perché tu sei il Kim Kardashian. C'ho il culone come Kim, perché che è successo a quel povero vestito? È successo che Kim Kardashian ha indossato il vestito originale che mise Marilyn Monroe il 19 maggio del 62 in occasione del compleanno di Kennedy, del presidente Kennedy. Vestito storico, dico iconico. In questo caso è perfetto. L'ha indossato per il sedere distopico, diciamo così. L'ha indossato per il Met Gala, un photoshoot sostanzialmente, e pare qualcuno si è accorto che la cerniera si è allentata, qualche brillantino è stato perso. Grande scandalo, perché insomma l'effetto di vestito... Cenerentola, no? Di quando poi le due sorellastre cercano di entrare nei vestiti. Sì, esatto. Certo. In realtà poi lei, abbiamo visto, ha indossato un abito copia. Esatto, sembra, parrebbe che abbia usato un altro abito e che l'abbia indossato solo per le foto. Sì, esatto. Così dicono. Marilyn, dicevamo, diamonds are a girl's best friend. The French are clever.